Meraviglioso, brava. Sei riuscita a comunicare l'essenza del posto spettrale. Non mi impressioni affatto spacciandoti per un esperto d'arte. So apprezzare un bel quadro e questo è fantastico. Sto cogliendo l'intimo spirito della rinascita. La vita, il trapasso e ancora la vita. Sorprendente. Lo avrei descritto esattamente così. Non hai del lavoro in sospeso? Brett, avresti la bontà di portarmi un po' di acquaraggia pulita? Per favore. Servirti è un piacere. Sei peggio di uno zerbino. Io le piaccio. Al forno con patatine. Andiamo. C'è qualcosa che voglio mostrarti. È una lapide. Ma è quella degli O'Keefe, sepolti qui da 8 generazioni. E allora? Allora l'ultimo, Declan O'Keefe, è morto nel 1887. Anna, ha uno scopo il tuo discorso. Non credi che sia un peccato che Hongus O'Keefe, il fondatore della nostra scuola, non riposi nella tomba di famiglia? Ah, io non penso che lo importi. È strano. Nessuno sa cosa gli sia accaduto. Sarebbe interessante risolvere questo mistero una volta per tutte. Specialmente adesso che ricorre il centenario del college. Questa acquaraggia! Te la porto, eccola! Ah. Che zerbino! Molto saggia per la sua tenera età, Mary Lee capì immediatamente che suo fratello Blake era attratto da Anna, l'esotica forestiera dell'isola di Smeraldo. Che razza di fallito, mi ricordo Brett. Finiscila, è soltanto una storia. Il suo secondo fratello Dwayne a volte sembrava privo di cervello. Ti riferisci a me? Hai osato definirmi svitato? Stai violando la mia proprietà privata, Wayne. Jackie! Rispondimi oppure lo faccio a pezzetti. No! Ehi, piantatela voi due. Che succede qui? Quell'essere mi ha rubato il romanzo. Sì, e lei mi ha definito stupido. Questo non è vero, senza cervello non vuol dire stupido. Quindi ti riferivi a me? Smettetela tutti e due. Wayne, ridalle il quaderno. Meredith, chiedigli scusa. Mi hai sentito? Scusa. Dov'è Brett? Gli avevo affidato un lavoro urgente. Magari è da qualche parte con l'esotica forestiera. Con chi? Credo che sia andato a fare visita a Hannah. Quando tornerà, avvertitelo che voglio vederlo. Io ho una teoria. Mm? Sulla scomparsa di Hongus. Ciao Tara, aspetta, ti aiuto. No, non serve, so cavarmela. Neanche per sogno, insisto. Guarda il mio quadro, l'hai rovinato. Non preoccuparti, lo raccolgo su. Il lavoro di un giorno intero ora è distrutto. Niente paura, sarà uno scherzo rimetterlo a posto. Tornerà nuovo. Brett Miller, sei il più grande, odioso e incompetente che abbia mai incontrato. Quello è un Neanderthal, sa a malapena camminare eretto. Non esprimere un giudizio affrettato. C'è qualcosa di speciale in quel giovanotto. Speciale? La sua specialità è la stupidità in cui è immerso. Tu credi di sapere abbastanza di lui? Cosa vuol dire? Cioè, io intendo la sua storia personale. E conosci anche la famiglia alla quale il ragazzo appartiene? Sta dicendo che è ricco, per caso? Ma non esiste nessuno che abbia una marea di milioni in Australia, vero? Scherzi, ci sono famiglie molto benestanti laggiù, invece. Con fortune incalcolabili. Ho sentito che in quel continente ci sono fattorie grandi quasi quanto l'Irlanda. È davvero incredibile. E famiglie che guadagnano 1 milione al giorno con le miniere. Un milione? Al giorno? Oh sì, ci sono montagne di ferro e zinco e quantità enormi di oro. Scusi, lei cosa sa di Brett e della sua famiglia? Sono davvero ultra ricchi. Non ne ho alcuna idea. E come vi dicevo, neanche voi conoscete la verità, giusto? Adesso, se volete scusarmi, avrei del lavoro arretrato. Non posso crederci. Brett, ricco. Un fallito ricco.
problemi, Anna? Oh, stavo cercando informazioni sul collegio Keith. Ah, oh. Vedere che qualcuno si appassiona alla storia della nostra scuola è davvero emozionante. Già, sappiamo che Hongus O'Keefe è stato il fondatore, ma di lui non si hanno molte notizie. Che hai scoperto finora? Dunque, è nato nel 1866 ed è vissuto qui nel college finché è sparito nel 1904. Prova a chiedere a Seamus. Nessuno conosce questo posto come lui. La sua famiglia ha vissuto nei dintorni per generazioni. Ogni volta che Hongus tornava dalle sue spedizioni, portava sempre un souvenir a mio nonno. Quei due erano amici carissimi. Spedizioni? E dove? Oh, Egitto, Sud America, India, luoghi del genere. Quindi era un viaggiatore instancabile? Ma quando smise di partire, diventò alquanto strano. Strano? Che intende? Si trasformò in una specie di eremita. Hongus si chiudeva dentro al suo laboratorio e mio nonno non lo vedeva per intere settimane. Aveva un laboratorio? Dove? Esiste ancora? Oh, no, perché hanno ripulito gli scantinati da anni. Non è restata traccia. Dicono che sia scomparso. Sì, esatto. Fu dopo l'apertura della scuola. Da un giorno all'altro svanì nel nulla. E nessuno lo vide più. So io dove è riapparso. Dove? In Australia. Ecco perché non è nella tomba di famiglia, è finito laggiù. Cosa te lo fa credere? Ma non hai sentito, Seamus? Hongus rimaneva per settimane negli scantinati. Aveva un laboratorio lì sotto. Esatto. Quindi magari lui ha inventato il portale e poi in segreto ha viaggiato avanti e indietro da qui all'Australia. E se lì ha finito di vivere, potremmo trovarci anche la sua tomba. Non sarà complicato perché c'era un solo cimitero aperto a quei tempi. A realizzare il portale, perché conduce a casa mia? Non lo so. Dipende da chi sia più vecchio. La casa o il portale? L'edificio a quando risale? So solo che è della mia famiglia da sempre. Ho perso il portafoglio. Va avanti, ti raggiungo. Piantala, Brett. Sei così patetico. Cosa? La tua è soltanto una scusa penosa per andare a strisciare ai piedi di Tara. Ancora? Deve essermi scivolato in tasca nel capanno. E poi, che tu ci creda o meno, mostra interesse per me di recente. Sì, come no. Lei ti reputa interessante come un attacco di acne. Ciao, Tara. Cosa farai nel weekend? Vuoi venire a cavallo con me? No, ti ringrazio, Martin, ma preferisco mantenermi libera. Per cosa? Per altre opportunità che potrebbero sorgere. Stai alludendo a Brett, vero? Sì. Può anche darsi. Ora ne ho abbastanza. Finiscila. Se quel pezzente è di famiglia ricca, io sono il re d'Inghilterra. E allora tu come la spiegheresti, questa? Devo ammettere che all'inizio mi davano fastidio i suoi modi alquanto dozzinali. Ma forse è questo il fascino degli australiani. Ebbene, io ti dimostrerò che il tuo Brett Miller è solo un impostore! Salve! Ciao! Hai visto Brett? Ha di nuovo saltato la cena. Oh, aveva dimenticato il portafoglio ed è tornato a prenderlo. Tornato dove? A casa mia. Mi sta aiutando a pitturare. Chiedergli una mano qui è come strappargli un dente. Vuole fare bella impressione su Hannah. Gli adolescenti che non riescono ad esprimere i loro sentimenti di solito agiscono così. Dovresti convincerlo tu a fare qualche lavoro di riparazione. Perché? È in buono stato per la sua età, non trova? Adoro questa casa. Quanti anni ha? Non ne sono sicura, almeno 100, credo. Oh! So che appartiene da generazioni alla sua famiglia. Già, mio padre in realtà l'ha ereditata quasi certamente da mio nonno. Però non so dirti chi ne fosse il precedente proprietario. Non hai un albero genealogico? Non ne ho mai avuto tempo, tesoro. Io ne ho fatto uno l'anno scorso. Però adesso devo aggiungere anche te e Brett alla mia famiglia. Ne realizzerò uno per te se vuoi. Vi darò una mano.
Se vi va. Perfetto, ho parecchie foto e alcuni documenti. Vi interessa vederli? Chiedevo dove fossi finito. Dici a me. Io volevo dirti grazie per aver aggiustato il mio dipinto. Come procede? Bene. Scusa, sai dirmi chi è? Questa signora è mia nonna che tiene in braccio mio padre quando era ancora bambino. Allora va qui. E come si chiamava? Maggie, se non vado errata, Margaret. E qual era il nome di tuo nonno? Peter, e lui venne alla luce l'anno in cui scomparve la regina Vittoria. Me lo ripeteva sempre mio padre. 1901. Fatto. Grazie. Ma se questo edificio ha davvero 100 anni, non può averlo costruito lui? Non so dirti chi in origine abbia tramandato alla mia famiglia la casa. Però ora basta, è il momento di mettere via tutto. Si va a nanna, Meredith. Oh, è meglio che tolga il disturbo. Puoi chiedere a Brett di venire a casa? Non è tornato ancora. È meglio che vada. Devi proprio. Separarsi da te è un dolore così dolce. Sì, però ho tanto lavoro, eh. Comunque, ti va di rivederci domani? Oh, certo, questo è sicuro. Allora buonanotte, mio dolce principe. Che possano i voli degli angeli dare ali al tuo riposo. Scusa? Non conosci Shakespeare? Oh, certo, quello straniero. Non ha vinto il campionato di surf l'anno scorso? Scherzavo. Au revoir, allora. C'è una telefonata per te, proviene dall'Australia. È una certa Jackie. E non sembra di buon umore. Grazie. A domani, Tara. Tu hai rovinato tutto. Rovinato cosa? Credevo non sopportassi Brett. Non c'è bisogno di sembrare gelosa. Gelosa? Conosco il tuo segretuccio, cocca. La tua cosiddetta amicizia per lui è solo una copertura. Una copertura per cosa? So che Brett è l'erede di una fortuna. Cosa? E non provare a fare l'innocentina. Per questo è stato attratto da me fin dall'inizio. Ha intuito che sono la sua anima gemella. Tu e Brett? Anime gemelle. So che per te è difficile capire quello che ci sta legando, ma ti conviene cominciare ad accettarlo. Tara. Tara. Oh. Ma che stai facendo? È quello che ti meriti per le tue frottole. Quali frottole? Di che cosa stai parlando? Hai detto a Tara che provieni da una famiglia incredibilmente benestante. Questo non è vero. Ma è quello che lei crede. Scherzi? Per questo tutto un tratto le interessi tu. Ti ritiene schifosamente ricco. Caspita. Bene. No, che non lo è. Perché quando scoprirà che non hai il becco di un quattrino, ti getterà via come un giocattolo rotto. Auguri. Dove stai andando? Vado al cimitero. Aspetta, vengo anch'io. Non disturbarti. Tu resta qui e sogna pure la tua bambolina. Angus O'Keefe. Sicura che non sia A-N-G-U-S? No, si scrive come le ho detto, A-O-N-G-H-U-S. Mi spiace, non c'è nessuno con quel nome. Credevo fosse sepolto qui. Non ti arrendere comunque, ci sono altre strade per risalire a lui. Atti di proprietà, licenze matrimoniali, magari vecchi giornali. Già, grazie. Come procede? Mi sono bloccata.
Jackie ha detto che suo nonno, Peter Miller, ha sposato Margaret nel 1928. Ma non sono riuscita a scoprire quale fosse il suo cognome prima di sposarsi. Hai scoperto qualche riferimento al nome O'Keefe, per caso? No, perché? Oh, niente, semplice curiosità. Informazioni nuove riguardo la casa? Niente, finora. Ehi, vediamo se Jackie può aiutarci. Il cognome di mia nonna da nobile? Mi spiace. Ma mi serve per iniziare il prossimo ramo dell'albero genealogico. Su quel muro ci sono alcune sue vecchie foto. Vieni a vedere, Hannah. Australia dell'Ovest, 23 giugno 1928. È l'anno in cui si sono sposati. Peter Miller e sua moglie Margaret Duncan sono qui ritratti. Quindi il suo cognome da nobile era Duncan. Di fronte alla residenza Belclair costruita da suo padre nel 1899. Che c'è ora? Niente, solo che... Incredibile! Questo significa che l'intero edificio ha oltre un secolo. Quando avrai finito di lavare i piatti, voglio che pulisci quel forno fino a farlo scintillare. Mamma, stavo aiutando una persona. Non mi interessa, magari questo ti insegnerà a tornare in orario. Ciao, Hannah, qualche novità? Dunque, il cognome da nobile di suo nonno era Duncan e ora stiamo cercando di risalire ai suoi bisnonni. Però, state facendo dei progressi. Già. Sono certa che li troverete. Siamo sulla strada giusta. Questo posto è opera del signor Duncan. È tardi, aiutami a tornare in Irlanda. Brett, è un discorso importante quello che ti ho fatto e non ne hai ascoltato una parola. Ti prego, sono disposto a tutto. Mio padre ha detto che ha finito per ora. Non ha più bisogno di una mano per la pittura. Au revoir. Mamma, se pulisco il forno davvero a fondo, posso lavare queste stoviglie più tardi? Quanto più tardi? Solo un paio d'ore. Va bene, ma voglio potermici specchiare in quel forno quando sarà finito. Sì. Che cosa ci fai tu qui? Ah, stavo cercando lei. Speravo mi potesse dare altre informazioni su Angus O'Keefe. Ma come mai ti interessa tanto? Io vorrei solo svelarne il mistero per il centenario della nostra scuola. Il lavoro può aspettare. Vieni con me. Se tu dovessi ereditare molto denaro, che cosa ci faresti? Se ereditassi qualcosa? È chiaro. Sì. Non so, forse creerei una fondazione per i poveri. Oh, che gesto generoso. Visto? Ti avevo detto che era un impostore. Ehi, dove l'hai presa? Non è la casa di una famiglia di mega ricconi? È un ristorante, l'ho trovato su internet. Cosa? È un problema? Non è la tua residenza estiva? No. Allora la tua famiglia non è ricca? No, non direi. Ma tu mi hai assicurato che navigavi nei miliardi. No, non è vero, quando te l'avrei detto? Perché mi hai raccontato una bugia? Non è così. Brett Miller, tu non sei nient'altro che un brutto ammasso di putrida immondizia. Andiamo, Martin. Un secondo, questa è la sola ragione perché volevi frequentarmi? Pensavi che fossi ricco? Io non voglio vederti mai più, sono stata chiara! Confesso che non l'avevo mostrato a nessuno finora. Apparteneva a mio nonno. Se non sbaglio, erano grandi amici, ha detto. Sì, esatto. E questi sono alcuni dei regali che Angus gli portò dai suoi viaggi. Ce n'è uno che è davvero speciale. È appartenuto ad Angus stesso. E mi fa pensare che scomparve perché era un uomo innamorato. C'è una dedica incisa. A Angus, con tutto il mio amore, Claire Duncan. Belle Claire. Cosa? Oh, cioè significa bella Claire in francese. Puoi dirlo forte. Era una donna splendida. Apri la cassa. È mia madre? No, non è lei. Ma credo di aver risolto il mistero. Andiamo. Quale mistero? Di Angus. Ancora con quella faccenda. Io ho il cuore spezzato, ricordi? Te ne farai una ragione. Allora vuoi venire o no?
Sir Duncan. 1865-1927. Qui è sepolta la tua trisnonna. Caspita. Riposa accanto a Angus Duncan, che è deceduto nel 1904. L'anno in cui Angus O'Keefe scomparve. Ed è scritto con una O e un H. Quindi Angus Duncan è anche Angus O'Keefe. Sposandosi prese il cognome della moglie. E perché lo fece? Perché non voleva che qualcuno sapesse chi fosse. O come fosse arrivato qui. Ecco perché costruì la sua casa proprio sul portale. Guarda. La coppia di cigni. La stessa che c'è sul portale. Sai cosa vuol dire? Che sei il legittimo erede del patrimonio degli O'Keefe. Scherzi? Cioè, alla fine sono veramente ricco. E aspetta che lo racconti a Tara. Ma non posso dirlo a nessuno. No. Altrimenti addio portale. Se facessi chiudere la scuola? Potrei agire in piena libertà e usare il portale avanti e indietro quando voglio. Già, ma non lo faresti mai. Non è vero? No, probabilmente. Perché in caso contrario io dovrei raccontare a tutti del portale. Lo faresti davvero? Brett, abbiamo stretto un patto. Promettendo di mantenere il segreto e niente dovrà mai interferire. Già. È stato bello sentirsi ricchi, anche se per un minuto. E anche se nessuno lo saprà. Io lo so. E se preferisci, mi inchinerò e ti chiamerò eccellenza quando entrerai a scuola. Davvero? Certo, come no? Ma chi credi di essere?